perché abbiamo costruito, questo ovviamente insomma, ci abbiamo messo anche del nostro come rappresentanti sindacali, un sistema che ha messo in sicurezza gli stipendi dei lavoratori e questo ci ha consentito di non arrivare allo sciopero di domani nei mesi antecedenti, perché i pagamenti che AMS fa all'azienda AVR vengono messi in sicurezza attraverso un conto corrente dedicato che deve essere ovviamente destinato al cantiere livornese. Quindi AMS si comporta correttamente, AVR deve farlo di conseguenza. Nonostante lo sforzo di giunta e azienda partecipata, però AVR ha mancato ugualmente, perché non ha pagato la previdenza complementare, arrivando ad oggi ad accumulare un vuoto contributivo. Ovviamente non parlo dell'INPS, perché a questo punto avevano anche il DURC non in regola. Parlo della previdenza complementare. Lì un vuoto di oltre un anno. Salta anche il welfare contrattuale, che è un'assicurazione sanitaria che si chiama FASDA, che non erogava più prestazioni ai lavoratori. Buoni pasto, i prestiti, famose cessioni del quinto, che venivano sì trattenute in busta paga, ma non bonificate alle varie finanziarie e banche, creando cattivi pagatori tra i cittadini di Livorno e questi lavoratori, quando in realtà loro puntualmente vedevano trattenute in busta paga le proprie cessioni del quinto. Ecco che ancora una volta la sinergia tra rappresentanza sindacale, amministrazione comunale e AMS ha offerto la soluzione al problema, perché l'ultima fattura che AMS ha pagato martedì, e quindi con valuta odierna ad AVR, praticamente l'hanno pagata a 15 giorni, sotto i 30 di legge, perché siamo appunto al di sotto abbondantemente dei limiti di norma, e quindi con un pagamento ancora fatto con estremo anticipo, la città di Livorno si è stretta intorno ai suoi lavoratori e ha consentito non solo il pagamento puntuale degli stipendi, ma consentirà anche al saldo di quello che era mancato, appunto, per previdenza complementare, cessione del quinto, welfare contrattuale, buoni pasto e così via. E quindi i lavoratori di AVR dimostrano apprezzamento, ringraziamento e ancora una volta senso di responsabilità, e quindi, visto lo sforzo che fa la città per questi lavoratori, i lavoratori domani non sciopereranno e non bloccheranno lo straordinario, cosa che sarebbe stata estremamente impattante per la città di Livorno, perché AVR non solo si occupa di spazzamento manuale e meccanizzato, ma fa anche il porta a porta nel Pentagono dei Buontalenti, che è un pentagono assai delicato perché viene fatto in orario serale, viene fatto attraverso raccolta manuale a sacchetti, e se non si fa quella raccolta, non sto qui a spiegarvi cosa accadrebbe nel cuore, nel salotto buono, nei nostri portici di Via Grande, con giorni e giorni di porta a porta che si accumulano, no? Nei luoghi più belli della nostra città. Quindi tutti con senso di responsabilità ci siamo stretti intorno a questi lavoratori e i lavoratori allo stesso modo alla città, e abbiamo, grazie al lavoro di tutto, scongiurato lo sciopero e il blocco degli straordinari. Chiaro che non è finita qui, perché prima di tutto l'azienda dovrà tenere un comportamento corretto da qui ai prossimi mesi, perché come vi dicevo sono anni che subiamo questo comportamento altalenante di AVR nei confronti dei suoi lavoratori. Da oggi ci deve essere continuità nel rispetto del contratto e di questi lavoratori. Secondo, c'è ancora moltissimo da fare, soprattutto per quello che è l'organizzazione del lavoro, i carichi di lavoro. Ma ci facciamo ovviamente carico di questo impegno, lo portiamo all'interno della contrattazione aziendale. Il primo incontro l'abbiamo già fissato per il 6 di febbraio in AVR, e quindi per noi l'attenzione rimane altissima per non far mai più ricadere appunto né i lavoratori in queste difficoltà, e soprattutto non far ricadere la città di Livorno a rischio di avere un servizio carente o addirittura magari anche lesivo dell'immagine della città. Quindi ringraziamo la città di Livorno per la vicinanza ai lavoratori, e chiaramente metteremo tutto il nostro impegno affinché non ci siano appunto nuove difficoltà in futuro. Grazie. Adesso Consigliere Omiti mette sul tavolo un argomento importantissimo. L'argomento importantissimo è gli operai, noi,
i lavoratori dobbiamo abbandonarli a se stessi e renderli vittime sacrificali di un mondo in cui la ricchezza viene ridistribuita sempre peggio, in dove le classi lavoratrici sono costrette a soffrire la servitudine, l'impotenza e condannate all'emarginazione? Perché questo è quello che chiede il consigliere Romiti. Abbandonate i lavoratori. Perché, caro consigliere, o noi operai ci dotiamo di una nostra rappresentanza che si chiama sindacato, e le spiego una cosa. La nostra si chiama organizzazione sindacale, perché la parola organizzazione è il sinonimo della parola futuro, e glielo spiego. Il sindacato, a prescindere, poi io sono orgogliosamente rappresentante e militante della più grande e bella organizzazione sindacale di questo paese, si chiama la CGIL, ma parlo per tutte, va bene? La parola organizzazione vuol dire futuro, perché? Perché oggi c'è Landini, ieri c'era la Camusso, domani ci sarà la consigliera Vaccaro che passerà a fare la militante della CGIL. Ma il grande tema, la grande verità è che un'organizzazione ha un futuro a prescindere da un nome, da un cognome, da una persona, individuo anche bravissimo che in quel momento fa militanza, rappresentanza. Purtroppo in questo paese si individualizza tutti, perché siamo tutti per un nome, un cognome, e questa deriva individualista non mi piace per niente, perché a noi lavoratori fa soltanto del male. Per noi la condanna alla solitudine, alla sofferenza e alla povertà. Quindi noi un'organizzazione ce la diamo perché dopo Giovanni Golino e c'è un altro che fa rappresentante sindacale. Quindi avere una sede non è un privilegio, è tutela per i lavoratori, è tutela. E se non lo si capisce questa cosa, vuol dire che si vuole i lavoratori soli. Perché qualcun altro, a prescindere dalla parte politica che si poteva più o meno rappresentare, si diceva testa a testa si ragiona con la gente. Testa a testa vuol dire condannare l'individuo più debole a soccombere. Siccome noi siamo la parte debole, siamo i lavoratori, se permettete, noi una rappresentanza ce la diamo oggi, domani e per sempre, e si chiama organizzazione, si chiama avere una sede, avere un cavolo di congresso in cui noi decidiamo, ovviamente la nostra classe dirigente ce la scegliamo per conto nostro in modo democratico. Forse qualcun altro questa cosa l'ha persa nel tempo, perché qui si va per leader, individualismi, nomi e cognomi che fanno da rappresentanti del popolo. Noi non funzioniamo così, noi ci eleggiamo i rappresentanti e ci diamo una sede che dopo Giovanni Golino daranno un altro segretario, altra RSU, e il sindacato, la rappresentanza giorno dopo giorno darà tutela a noi operai, che se permettete siamo la parte debole. E questo approccio moderato per cui siamo tutti uguali a noi non ci sta per niente bene. Perché noi siamo la parte debole, quindi dobbiamo, pretendiamo che ci sia attenzione, tutela, una migliore distribuzione della ricchezza, e lo si fa attraverso la rappresentanza sindacale. Quello è il nostro organo di rappresentanza. E chi lo mette in discussione, volendolo far passare da privilegio, non vuole altro che condannarci alla povertà, alla solitudine e all'emarginazione. Quindi se si vuole bene ai lavoratori, si vuole bene al sindacato. Se non si vuole bene al sindacato, vuol dire che si vuole il male dei lavoratori.